Buonasera, benvenuti a una montagna di libri. Grazie per essere, come sempre, così numerosi in sala. Benvenuti a voi che siete qui alla Sala Cultura del Palazzo delle Poste di Cortina, così numerosi per questo incontro specialissimo, diciamo, davvero che rappresenta e incarna l'anima del nostro festival da 13 anni a Cortina d'Ampezzo, i libri e la montagna, nel senso più pieno. Grazie anche a chi ci segue in diretta in questo momento sui canali social di Una Montagna di Libri, Facebook e YouTube, e anche in diretta in questo momento sulla homepage del Corriere della Sera, il Corriere.it, il principale quotidiano italiano, nostro media partner irrinunciabile in questa manifestazione. Vi ricordo, e ricordo anche a me stesso, di togliere la suoneria dei telefoni, mi raccomando. Vi ricordo velocissimamente che Una Montagna di Libri prosegue con ancora due appuntamenti speciali adesso e un terzo poi nel resto del mese. Ci vediamo mercoledì 8 marzo, perché la festa della donna a Cortina d'Ampezzo la celebriamo con una grande dissidente iraniana, Bita Malakouti, che facciamo venire apposta da Washington, dove si trova. È stata per tantissimi anni una voce dell'opposizione in Iran, redattrice di Radio Farda, che è la radio della dissidenza iraniana. L'incontro si intitola Donna, Vita, Libertà per un futuro senza veli, da tutti i punti di vista. E lo dedichiamo nella sua sfida ai turbanti a questa donna straordinaria, giornalista e poetessa. La incontriamo mercoledì 8 marzo al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi e diciamo insieme con lei Donna, Vita, Libertà, che come sapete è lo slogan delle proteste mai viste così tante e, con queste proporzioni in Iran. Venerdì 10 marzo poi, penultimo appuntamento, torniamo qua in questa sala, al Museo Rimoldi con un grande filosofo del nostro tempo, Pascal Bruckner, che stavolta ha scritto, lui che aveva scritto tanti libri, uno su tutti, Il fanatismo dell'Apocalisse, libri che riflettevano sulla questione del clima e anche sugli apocalittici del clima. Stavolta ci ha regalato un bellissimo trattato di elevazione alpina che si intitola La montagna come amica, edito da Guanda, ve lo consiglio. E parleremo con lui della sua montagna, di Pascal Bruckner. Poi ci sarà una pausa e ci vediamo a fine marzo con un ritorno a Cortina, il grande disegnatore francese Guy Delisle, che stavolta ha fatto il manuale del cattivo papà, che è uno spassoso racconto a fumetti dei poveri padri e le povere madri, ovviamente, postmoderni. Signori, tutti gli altri incontri che poi organizzeremo ancora li trovate sul nostro sito internet, oltre che sul nostro programma, e per l'incontro di questa sera sono davvero molto felice di introdurre il protagonista. Voglio ricordarvi, e ringrazio molto l'editore Solferino, qui c'è Giovanna Canton che l'ha reso possibile questo incontro, che questa è la prima italiana assoluta di questa splendida biografia dedicata all'Angelo delle Dolomiti, che come sapete è Emilio Comici. Signore e signori, ci viene a trovare dal Canada e siamo veramente molto felici di dargli bentornato a Cortina, David Smart, alpinista e giornalista. Grazie David, benvenuto, prego, lì. Con lui ci sono Ferruccio Sansa, amico e giornalista, e Paolo Mariano Zeda nelle vesti di interprete. Grazie Ferruccio, ti faccio accomodare qua. Prego. Dico solo una cosa prima di rubare il posto, cioè rubando il posto all'amico Ferruccio prima di darti la parola. Voglio solo dire che innanzitutto qua questa sera facciamo, caro David, attraverso il tuo splendido libro, che è di fatto la prima vera biografia onnicomprensiva di Emilio Comici. Sono apparse cose da parte di Emilio Comici, sono anche apparsi libri su Emilio Comici e ce ne parlerà David Smart, ma una biografia dell'estensione e anche della, diciamo così, della precisione documentale, qual è questa di Emilio Comici, è una prima. Ok? Volevo dire che però attraverso questa biografia abbiamo una specie di ritratto di famiglia, perché qui in sala non ci sono soltanto gli ampezzani, i cortinesi, gli amanti della montagna in senso lato, ci sono le associazioni di Cortina, dalle guide a Cortina 360, c'è tutto il mondo brulicante e vivo di coloro che amano la montagna, Luigi Alverà con il CAI, il Club Alpino Italiano, amici che seguono e che scrivono di montagne e di Dolomiti, e penso per esempio a Dennis Falconieri. Insomma, voglio dire, ci ritroviamo intorno ancora una volta a questo personaggio straordinario, nato un po' più di 120 anni fa a Trieste, ma che abbracciò con la sua
passione viscerale con il suo genio alpinistico, le nostre Dolomiti. È proprio un incontro che per noi a una montagna libera ha un senso particolare. Sono emozionato con voi. È un ritratto di famiglia anche perché ci sono i discendenti in sala di personaggi reali citati nel libro. Uno su tutti, innanzitutto ci sono i nipoti di Emilio Comici, c'è Deborah, Deborah Comici. Poi ci sono gli amici Fabian, che sono i figli di quel Giordano Bruno Fabian, amico di Emilio Comici, citato nel libro, e così via. E sono sicuro che mentre sto dicendo questo, dal martello citato nel libro, mi ricorda un'amica che ben conosciamo qua tra le Dolomiti, e potrei andare avanti. In altre parole, a distanza di alcuni anni, questo è ancora una specie di albero genealogico di ritratto di famiglia, ed è una cosa bellissima. Caro Ferruccio, lascio a te la parola nel racconto di questo bellissimo libro, delle tue letture. Fammi dire un'ultimissima cosa. La maggior parte delle vicende raccontate si situano nella grande risposta italiana che Emilio Comici fu ai sestogradisti di altre nazioni, tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale. In quegli anni, negli anni di cui parla il nostro David Smart, che ha scritto tante biografie, tante storie di alpinismo, oltre che essere lui stesso un alpinista, uno che ama la montagna profondamente perché la pratica a Cortina è stato per scalare, non soltanto per raccogliere la documentazione su Comici. Beh, dicevo, in quegli anni uscivano anche degli articoli deliziosi, come quello di Dino Buzzati, nei Fuorilegge della Montagna lo trovate, che sentite cosa diceva. Pensate questa, siamo nel 1934-35, la figura classica dell'escursionista quale si trova effigiata ormai sui catalloghi di abiti sportivi, mantelline impermeabili e fasce mollettiere. Egli è il villeggiante tipo, sensibilissimo alle bellezze della natura, con particolare riferimento ai tramonti e a come li chiama lui, gli orridi. Era il turista di panorami, così lo definiva Dino Buzzati. La saccoccia destra dei suoi calzoni contiene in permanenza un podometro. La sinistra una fialetta di siero antiviperico. Il suo sacco da montagna corrisponde al tipo approvato al Congresso Internazionale di Igiene Alpina del 1912, e così via. Magnifica presa in giro di cose, di una specie di passione collettiva qual era diventata l'alpinismo. Non più una cosa per strambi, per inglesi che venivano qua dell'upper class londinese, facevano gli stravaganti, ma una specie di nuova passione collettiva degli italiani, e tra questi un certo italiano che è Emilio Comici. 100 anni dopo siamo ancora qui con gli instagrammer che fanno le foto e che magari si spaventano sotto a una parete e decidono che forse è meglio tornare a casa. Però è vero che al di là della presa in giro cresceva una passione viscerale per la montagna come noi la conosciamo. Questo libro rende magnificamente onore a questa passione, quindi grazie a David Smart che è qui con noi, e grazie a Ferruccio, ti do subito la parola. Grazie. Io parlerò ovviamente molto poco perché questa sera siamo tutti interessati a quello che ci racconta David Smart. E volevo esprimergli però la nostra gratitudine anche di persone come me che sono legatissime a questi posti, sono legatissime alla montagna, ma non sono degli scalatori. Perché ho cominciato a leggere questo libro e le prime pagine ho creduto che fosse un libro essenzialmente appunto solo sull'alpinismo. È un libro molto sull'alpinismo, ma spiega veramente anche a una persona che non lo pratica cos'è davvero l'alpinismo. C'è la descrizione, che è uno dei motivi della grandezza di Comici, della bellezza del gesto di Comici, che lo ha reso così unico, proprio lui e i suoi amici, proprio perché avevano un'eleganza straordinaria, e che è stato fondamentale del contributo per portare l'alpinismo verso la sua modernità. Ci sono delle descrizioni molto attente, molto tecniche anche, appunto sugli aspetti innovativi che Comici ha portato e che poi Smart gli chiederemo di raccontare, di descrivere meglio dal punto di vista proprio tecnico, perché a tante persone che sono qui in sala interessa anche questo e anche a me interessa. Ci sono delle descrizioni estremamente interessanti della montagna, ci sono, poi le leggeremo magari qualcuna, io che sono tutta la vita che vengo qui, voi che ci vivete, che arrampicate,
vi riconoscerete in questa immagine, l'odore della roccia, i mille colori, le decine di parole diverse che sia Smart che Comici, perché Smart scrive molto bene, ma anche Comici aveva veramente una capacità di descrizione con le parole straordinaria, lo vedremo dopo magari leggendo qualcosa di lui. Ecco, ci racconta anche la montagna, ma poi piano piano ecco che Smart ci racconta l'uomo, ed è la parte che a me interessa moltissimo, perché riesce a intrecciare l'alpinismo con l'uomo e ci fa capire, l'ha fatto capire a me questo libro, che forse lo avevo sempre un po' considerato una disciplina sportiva un po' a me estranea, quanto invece di un uomo, della profondità di un uomo, sia rivelato proprio dall'alpinismo, dallo scalare, da questo confronto con la montagna, da questo confronto poi alla fine con la morte e dal confronto con la vita, perché come dice Messner, come diceva Comici, come dice Smart nel libro, è impossibile descrivere alla fine, distinguere cosa sia che fa così grande e interessante l'alpinismo, che attiri le persone verso l'alpinismo. È il desiderio di essere vicini alla morte, di accarezzarla, di sfuggirle, come dice anche Messner, che dice: a volte io avverto il paradosso di stare in cima alla montagna a lottare con tutte le mie forze per sfuggire una morte che mi sono cercata io. Ecco, allora, è questo confronto con la morte o è un confronto con la vita? E Comici, andando avanti in questo bellissimo libro di Smart, emerge proprio come figura in cui l'elemento di una vitalità fortissima si accompagna con la depressione, e viene fuori appunto questo elemento dell'ambivalenza dell'uomo, della mille sfaccettature dell'uomo, l'uomo che scalava, che amava, che scriveva, che suonava il pianoforte. Una persona di una ricchezza, montano anche, lascio la parola, Art, ovviamente, si hanno con le corde tantissimi stati d'animo delle persone, l'invidia che a volte come ci ammette, la grandissima capacità di amicizia con le persone, a volte anche la sua solitudine, l'amarezza che viene avanti, poi le vorrei parlare con Smart, che sembra venire avanti più si procede nel libro, questa sensazione di essere stato un po' tradito anche dalla vita, di non... piano piano più conquista avete e più sembra amareggiato, Comici, sembra quasi più intristito, come mai? Cos'è che lo rende più buio, mentre apparentemente ha avuto tutte le gratificazioni e la gloria? Concluderei dicendovi due ultime cose, che sarebbe interessante, poi con Smart ne parleremo, e anche affrontare la questione di tante persone, che tante grandissime figure che si sono che hanno fatto grande l'alpinismo, il rapporto con la montagna in Italia, proprio negli anni difficilissimi e drammatici del fascismo e poi della resistenza, figure che hanno affrontato la montagna con lo stesso amore e con lo stesso amore anche per gli altri, che ha avuto anche Comici, che hanno avuto, io penso a figure come Massimo Milan, musicologo, grande musicologo, grande alpinista, persona che ha scritto dei libri con un approccio molto diverso forse da Comici, che era antifascista. Oppure penso anche a Ettore Castiglioni, altra persona che ha scritto delle pagine straordinarie nella storia di quegli anni dell'alpinismo, che aveva salvato tantissimi ebrei portandoli da una parte all'altra del confine con la Svizzera proprio sfruttando l'alpinismo. Ecco, gli eventi terribili di quegli anni della storia, da cominciare ovviamente dalla Prima Guerra Mondiale, si incrociano proprio intorno alla montagna, intorno all'alpinismo. E sono tutte figure, queste tre figure, con idee diverse, con impronta diversa, grandissime figure però, sia per l'alpinismo che come uomini. Ultima frase, ringrazio Smart, perché noi abbiamo sempre questa idea che l'uomo scompaia di fronte alla montagna. E invece, parlando di Comici e degli altri suoi amici, noi ci rendiamo conto non solo che l'uomo non scompare davanti alla montagna, ma che somiglia alla montagna, perché Comici, come la montagna, aveva moltissime sfaccettature, luci e ombre, ma alla fine una luce bellissima come hanno queste Dolomiti. Concludo la domanda che vorrei fare a Smart, uno scrittore canadese, uno scalatore canadese. Come è arrivata Comici e quanto tempo ha dedicato per scrivere questo libro, che è veramente notevole per la fedeltà, ma anche allo stesso tempo per la capacità di veramente entrare nella vita di Comici, di raccontarcelo com'è,
com'era davvero. Thank you. Those are all really, really good questions. I suppose I come from Canada, where climbing was brought to the Canadian Rockies, where I climb, which are mountains very much like the Dolomites. They're limestone mountains. The rock isn't always as beautiful as you would want it to be. But climbers from the Dolomites and the Eastern Limestone Alps brought rock climbing to my country. And their names are all over the first ascents, and we followed in their footsteps. And there's a different sense of history to Canadian climbing than there is to, for instance, American climbing, where it's more of a homegrown kind of thing, or that's what they think anyway. But the so there was that these types of people, the older climbers who were around when I started climbing in 1975, told stories about people like Komichi and, you know, Paul Preuss, about who I wrote a book, and you know, Dolfer, and these types of figures. And so I have always been interested in history, and I'm afraid in climbing it's a legacy that's threatened. And for all people know about, you know, Komichi or Paul Preuss, about whom I also wrote a book, The Austrian Alpinist, here in North America, and for an English-speaking audience, these people are hardly known at all. And so I set out to try to introduce people to these stories I found really moving and romantic. And when I wrote the story about Paul Preuss, it became evident to me that the next person in the evolution of climbing was Emilio Komichi. And they knew some people. He was very close. Komichi was very close friends with some of Paul Preuss's friends, Emmy Hartwich in particular from Vienna, but other people as well. And he was sort of attuned to supernatural events, Komichi. And he saw Preuss's ghost at one point, and he repeated solo a route that Paul Preuss had put up that had really helped to make his mark in the mountains. And so as I began to conclude my work on Preuss, I just felt this, you know, intense gravity towards Komichi, like there were things that I wanted to know that I didn't know, questions about him as a person, as a climber, the complex historical context he lived in. So it's never quite linear. As an author, you sometimes find yourself saying, I'm not going to write about this. And then you find that you have 200 pages of the subject. Bene, prima di tutto davvero ti ringrazio, le tue domande sono tutte bellissime. Devo dire una cosa prima di tutto. Allora, io ho iniziato ad arrampicare e vengo dal Canada, quindi le mie montagne sono le montagne rocciose, sono i Rockies Mountains del Canada, fatti proprio della stessa materia delle Dolomiti. Sono montagne di calcare, sono delle montagne meravigliose da scalare e ovviamente noi ci siamo dedicati proprio alla scalata di queste montagne e man mano che andavo avanti nel mio tentativo di arrivare sempre più in là, cosa ho fatto? Ho scoperto tutta una serie di nomi di grandi scalatori che davvero hanno fatto scuola da noi in Canada, perché noi in Canada
venendo a sapere quelle che sono state le imprese di questi grandi scalatori europei, abbiamo cercato proprio di seguire le loro orme. E quindi da noi in Canada c'è proprio un senso anche storico diverso di quella che è l'arrampicata rispetto, per esempio, all'arrampicata in America. In America hanno la loro scuola che è assolutamente diversa rispetto a quello che noi abbiamo fatto in Canada. Quindi diciamo che io, quando ho iniziato a scalare nel 1975, ho iniziato a conoscere anche una generazione, per così dire, di grandi vecchi scalatori, che erano poi quelle persone che ci raccontavano un sacco di storie molto interessanti. E qui ho sentito parlare per la prima volta di comici. Io, per esempio, tra le altre cose, tra le altre mie opere, ho scritto un libro su Paul Preuss. E quindi sono sempre stato interessato proprio anche non solo all'arrampicata di per sé stesso, ma anche alla storia, all'eredità che in questo momento io credo sia un po' minacciata di quello che questi grandi scalatori hanno lasciato. E quindi ho cominciato ad interessarmi alla vita e alle imprese di comici di Paul Preuss, scrivendo il suo libro, e devo dire che, ecco, ho cercato di divulgare le loro opere, soprattutto in Nord America, ma anche nella generazione di quegli scalatori anglofoni che non conoscevano queste grandi personalità, queste grandi figure. E ho cercato quindi di presentare nel mondo anglosassone dell'arrampicata le loro storie, anche perché io le ho sempre considerate delle storie e commoventi e anche romantiche. Quindi attraverso il lavoro di ricerca nella scrittura del libro di Paul Preuss, io ho cominciato a sapere di più e a interessarmi di Emilio Comici. Naturalmente, ecco, Paul Preuss aveva una serie di amici che sono diventati poi anche amici di Emilio Comici, come per esempio Amy Hartwich, che era di Vienna. E la cosa che mi ha interessato soprattutto di Emilio Comici, che mi aveva colpito all'inizio, quando per così dire ho fatto la sua conoscenza attraverso il libro che stavo scrivendo, era il suo senso del soprannaturale. Addirittura Emilio Comici a un certo momento descrive la sua esperienza di aver incontrato il fantasma di Paul Preuss e quindi di avere, dopo questo incontro, deciso di rifare in solitaria una scalata che aveva fatto Paul Preuss all'epoca. Quindi praticamente ho iniziato a lavorare su Paul Preuss e poi ho sentito proprio questo desiderio molto forte di saperne di più, di sapere tutto quello che mi rendevo conto man mano di non sapere di Comici. E non solo di questo, ma anche di quello che succedeva nell'ambito delle ascensioni, delle scalate, il contesto storico che, appunto, come è stato citato, è molto importante. E quindi da autore, diciamo, sono partito non volendo scrivere un libro su di lui e mi sono ritrovato poi con 200 pagine scritte e quindi con un libro scritto. David, rinvigorita dal disprezzo dei tedeschi, l'arrampicata italiana superò lentamente il suo complesso di inferiorità. I fratelli Angelo e Giuseppe Di Mai, di Cortina d'Ampezzo, nipoti della grande guida Angelo Di Mai, ma nel libro si cita anche un altro che era Angelo Di Bona, tanto per restare in tema, si cimentavano ogni stagione in imprese più ardue. Renzo Videsot di Trento era fortissimo sulla roccia. Ettore Castiglioni e Celso Gilberti collezionarono una serie di prime ascensioni di quinto e sesto grado sulle Dolomiti orientali. Qual era il contesto dell'alpinismo dolomitico negli anni in cui Emilio Comici, dalla Val Rosandra, dove si era allenato vicino a Trieste come sua palestra di roccia, si avvicina a questo territorio? E come... qual è la molla che porta Emilio Comici quassù? I believe that he came because the kind of reputation and recognition that he craved wasn't going to be possible climbing in the Julian Alps, where the climbs, although he did difficult climbs there, they weren't very well known. People weren't paying attention to them. He was creating the scene there in hard climbing.
himself, and then sort of very few other people were able to kind of, or interested really in what he was doing. And since his caving days, even, he craved recognition. And he knew that to make a reputation, to end up as he hungered to do, living off of climbing and no longer working at the warehouse in the docks in Trieste, that wasn't going to be possible in an area where he was sort of creating climbing as he was going along. So I believe it was ambition. Also, the scope, like apart from his ambition, the scope here compared to where he was climbing was, you know, it was not even comparable. But there was a culture here, there was recognition. People rode up and noticed climbing here. He was mostly skilled in rock climbing. So the Western Alps, where you would have had to have more snow and ice climbing, it's not like he couldn't do it at all, but where he had a real special level of talent was in the hard rock climbing you have around here. So short answer, I would say, would be scope and ambition. Ebbene, io credo che lui venne qui proprio perché stava cercando un riconoscimento, stava cercando un suo modo per riuscire a diventare famoso come esperto alpinista, non tanto come fama di per sé stessa, cosa che non avrebbe mai potuto ottenere sulle Alpi Giulie, perché sì, aveva già fatto da giovane delle scalate difficili, ma non avrebbe mai potuto riuscire ad arrivare a fare le cose che avrebbe potuto fare qui nella zona dolomitica. E poi anche perché nella zona di Trieste non c'erano tantissime persone interessate anche alla divulgazione di questo sport. Quindi voleva in prima battuta essere riconosciuto come scalatore, voleva che le persone si rendessero conto della sua abilità e poi voleva anche vivere di alpinismo, perché voleva smettere di lavorare presso appunto i magazzini generali di Trieste, dove lui lavorava all'epoca. E quindi non gli rimaneva che venire in una zona come questa. Quindi un po' mosso dall'ambizione, se volete, ma un po' anche mosso da quello che poteva essere lo sguardo della portata dei risultati che avrebbe potuto ottenere, venne qui dove c'era intanto una natura favorevole, quindi delle montagne che gli permettevano di fare le cose che aveva intenzione di fare, ma anche la possibilità di trovare la fama, perché qui c'erano persone che riconoscevano l'importanza dell'alpinismo, la gente scriveva sull'alpinismo, poi lui era molto forte nella specialità della roccia, non che non fosse bravo nella neve o scalando il ghiaccio, ma la sua specialità reale, il suo vero talento era proprio la roccia difficile. Quindi per dare, diciamo, una sintesi del perché lui è venuto qui e per cercare un riconoscimento ufficiale e anche perché qui di fatto poteva trovare un ambiente ideale. A me ha colpito moltissimo di comici questa diciamo triplice sua parabola, diciamo sia come all'inizio come speleologo che cercava l'abisso, il vuoto lo cercava sottoterra, poi è diventato scalatore e allora il vuoto lo cercava la vertigine, la cercava in cima alle montagne, poi è stato tra i primi a scalare anche le montagne nei deserti, poi è una persona veramente di una ricchezza notevolissima, perché scalava, scriveva, ha approcciato anche il pianoforte, è una persona che evidentemente sentiva dentro di sé una vita strabordante e la esprimeva in tutti questi modi, però ovviamente prima di tutto lo scalare. Ecco, io volevo chiedere a Smart, ma come il comici ha cambiato la scalata? Cioè, tanto gli chiederei se ci può aiutare anche per i tanti qua in sala che sono esperti e appassionati dei dettagli importanti anche tecnici, come ha cambiato la scalata. E poi, tornando a un passaggio molto bello di comici che Smart cita nel libro, dice, c'è un passaggio che mi ha colpito molto, dice: riconosco a priori che l'arrampicamento solitario su pareti difficili
è la cosa più pericolosa che si possa fare. La maggioranza di quei pochi che lo hanno usato sono finiti male. Perciò non vorrei assolutamente consigliarlo. Ma ciò che si prova in quel momento è talmente sublime che vale il rischio. Quindi dice, non fatelo, però è talmente bello che va fatto. E qui c'è la contraddizione, è la contraddizione straordinaria da cui scaturisce la passione poi alla fine. Ecco, allora mi sembra che comici sia davvero quello che ha aperto anche in questo l'alpinismo più moderno, cioè l'aspetto psicologico, la scoperta della montagna, ma gli alpinisti moderni sono figure note a tutti noi proprio perché c'è in loro in modo evidente, anche nel modo in cui lo raccontano, lo filmano, lo fotografano, il desiderio della scoperta, di scoprire l'uomo oltre la montagna. Una volta forse era più l'elemento di studiare tutti gli aspetti della montagna, adesso si scala la montagna anche per scoprire l'uomo che la scala. Ecco, è così come ci ha innovato in questi due sensi, sia in quello tecnico, sia nel porre l'alpinista al centro della scalata in un confronto quasi pari con la montagna. Yes, I think Camici's contribution, he wasn't the only person by any means in Italy who was pushing the limits and trying to do some of the things that he was doing. There were other people, and he felt very competitive with people. He could feel competitive about people with whom he was also very friendly. So it's a community of people pushing each other forward. Where I think Camici himself stands out is there's a few obvious technical things, like he's willing to fall off. He practices falling off. He encourages people he teaches how to climb to practice falling off and to expect to take a leader fall sometimes, which at the time was extremely rare. Very, very few people would do it even in, you know, even if they had assurance that, you know, they had an extra rope or something like that. Because the hemp rope was not as predictable a rope as we use now, to say the least. He was one of the first people that I'm aware of from my reading, and there are other people who study this stuff about piton use more on a more granular level than I have, but I believe he was one of the very first people who would use pitons that he knew could not catch a fall, but just support his body weight. And this is a big breakthrough, because the bad piton that you know you would never have utilized before becomes a means to go places you could go if you trusted them. So he was willing to place several bad pitons and tie them off with little pieces of rope and things like that in a row, just knowing that if he fell, they would come out, but you know, he would go ahead and take these risks. But, and there was that, but he was always also very self-aware of how he looked climbing, that climbing when done efficiently should also be very beautiful. He had himself filmed, he had people come and take pictures of him. And there's an element of balletic movement that we're more familiar with now, that we see top climbers, you know, climbing at the top of their game, that was very rare. Like, there's a kind of deliberateness in the film of him climbing, a deliberate grace that's not there in his view because it, you know, it was only pretty, but also because it was more efficient, faster, and even safer to climb in this deliberate manner. He also, the question of soloing, it's a very, and you know, risking death or finding more life in the mountains, it's a very complicated question to answer. No, please put it closer. For most climbers,
In his case, he became known as the guy who used a lot of pitons. But this is a generalization about him, usually made by English climbers who didn't use any pitons. He did believe in pitons creating a new Italian form of climbing that allowed climbs to be done that nobody had even seriously considered attempting before. And yet the hero in climbing he always alludes to, whom he had this moment where he saw the ghost of, was Paul Preuss. And Preuss was strongly against the use of any pitons whatsoever. But Comici doesn't see himself as somebody who has the opposite approach to Preuss, even though he does things that you like. He solos a Preuss route, and he free solos it without a rope, just as Preuss did. And as he's going along, he adds a few pitons, saying, "Now everyone can do it because there are pitons." And of course, Preuss himself would have been outraged at the addition of pitons. But people make more complicated decisions than we think, and they have more complicated rationales for why they say, "I allow this, but I do not allow that," and so on. So I think the main issues with him were the grace in climbing, that climbing technique should be deliberate and not just sort of scrambling up however you can to get to the top, and the technical things with pitons. Bene, certamente il contributo che Comici ha dato non è semplicemente solo quello di spingersi al di là dei propri limiti e osare sempre di più. C'erano anche altri che facevano questo tipo di esercizi, diciamo, per così dire, fra virgolette. Lui certamente era uno scalatore molto, molto competitivo, però aveva anche altri amici che erano altrettanto competitivi come lui. Cioè, avevano creato una specie di piccola comunità dove ognuno degli appartenenti di questa comunità spingeva l'altro a fare sempre meglio e sempre di più. Comici però certamente emerge rispetto a tutti gli altri e dal punto di vista tecnico introduce una novità che è quella della caduta libera, cioè del provare, dell'allenarsi a cadere. Questa era un'innovazione assolutamente incredibile, l'allenarsi a cadere, l'imparare a cadere e soprattutto insegnare ai suoi allievi, quando lui faceva la guida, a cadere in modo tale da poter, come dire, essere sicuri anche in un momento di estremo pericolo. Questa era una cosa rarissima che non si era mai verificata prima, perlomeno che sapessi io sulla base dei miei studi. E poi anche era un scalatore che dava tantissima attenzione a come assicurarsi con la corda. E quindi aveva messo a punto tutta una serie di piccoli stratagemmi su come riuscire a garantire davvero un buon livello di sicurezza quando ci assicurava sulla corda. Sulla base delle mie letture, delle letture che ho fatto io, lui è stato uno dei primi, per esempio, ad usare i chiodi. E ci sono tutta una serie di altri studiosi della materia che concordano con me nel dire questo, nel senso che lui ha proprio, oltre a avere promosso l'uso dei chiodi, ha fatto uno studio cercando di stabilire quali fossero quelli adatti a sostenere il peso del suo corpo e quindi usava i chiodi proprio come mezzo per riuscire ad arrivare in luoghi che altri alpinisti non avrebbero mai potuto raggiungere e ha messo a punto questa tecnica prendendosi e sobbarcandosi anche dei rischi, perché essendo appunto il primo a provare questo tipo di tecnica non poteva avere la certezza al 100% che il chiodo avrebbe retto il suo peso e che quindi il tiro di fune gli avrebbe permesso di andare avanti nella scalata. Ma poi c'è anche un'altra cosa da dire.
al di là del fatto che lui andasse sempre al di là del limite che si era prefisso, il suo modo di scalare era assolutamente magnifico. Diciamo che è stato uno dei primi anche a chiedere di essere filmato, a chiedere di essere fotografato in certi momenti e in certe posizioni. Adesso siamo tutti abituati, i grandi scalatori si portano in genere dietro qualcuno che li filma, ma all'epoca era veramente una cosa rarissima che non aveva fatto mai nessuno. Quindi questa sua tecnica era una tecnica estremamente aggraziata, il suo modo di arrampicare era deliberato, era prima di tutto lui era un bell'uomo fisicamente, poi era estremamente efficiente, era estremamente veloce e la sua arrampicata dava proprio la sensazione di sicurezza. Quindi ha proprio anche inventato questo modo di arrampicare che lui chiamava deliberato, no? Cioè deciso, nel senso che invece che gattonare come facevano tutti gli altri, lui decideva esattamente come muoversi e dove. E arriviamo a trattare del problema delle ascensioni in solitaria. Questo diciamo è stato un po' la caratteristica che ha permeato tutta la sua vita lui anche nelle solitarie, anche in quelle che ha fatto senza corda, poi arrivava sempre a un certo momento in cui però piantava qualche chiodo per poi preparare, per così dire, la via a quelli che sarebbero venuti dopo. È stato molto criticato, soprattutto dagli alpinisti inglesi che non usavano i chiodi, ma non perché non li volessero usare, perché non erano capaci di usarli a quell'epoca. E quindi diciamo che lui ha anche aperto la via a come si tracciano le vie chiodate in Italia. E questi suoi tentativi hanno poi costruito o aiutato a costruire la tecnica che sarebbe poi seguita nel corso degli anni. E in effetti poi c'è stata in parecchie occasioni, quando lui ha parlato di queste cose, ha molto spesso alluso a quel momento che ho citato prima, dove lui aveva visto il fantasma di Paul Preuss. Peraltro Paul Preuss è sempre stato assolutamente contrario all'uso dei chiodi e sembrerebbe una contraddizione in termini che Comici ammirasse così tanto Paul Preuss e lo considerasse un suo maestro e poi invece usava i chiodi nonostante lui stesso volesse ripetere in solitaria quelle vie che aveva fatto Preuss, alcune delle quali lui ha addirittura ripetuto senza corda. Quindi diciamo che Preuss si sarebbe arrabbiato non poco se avesse saputo che Comici, no, nel ripetere le sue gesta piantava i chiodi per poi, per così dire, no, preparare la via agli altri. Però diciamo è anche stato molto importante il suo lavoro, perché io stesso da alpinista non sarei in grado oggi di dare delle regole e dire questo si fa, questo si deve fare, questo no. È una decisione che dipende sempre da tantissimi fattori. Quindi, per concludere, direi che la grazia, la tecnica, la arrampicata pensata rispetto al gattonamento di tutti gli altri, quindi questa classe nell'arrampicare, siano le cose per le quali lui è stato davvero molto molto famoso. David, 200 vie aperte sulle Dolomiti, l'invenzione di fatto della direttissima, un talento alpinistico quindi universale, come ricordava Ferruccio, in tanti luoghi, non solo tra le nostre montagne. Però in mezzo a questo panorama così vasto toccato da Comici, vorrei illuminare per un attimo una montagna che è talmente evocativa che adesso, quando si fa l'ultra trail, che è la cosa più bella sportiva che succede a Cortina secondo me durante l'anno, cioè migliaia di pazzi scatenati che di notte partono con le musiche dei western alla volta delle montagne, correndo per centinaia di chilometri, 120 chilometri, la si è intitolata alla Lavaredo, alle tre cime di Lavaredo. Perché lo dico? Perché se leggerete questo libro, se non l'avete già fatto, la competizione intorno alle tre cime, la piccola, la grande, la ovest, negli anni 30 era feroce. Anche qui Comici sbanca il botteghino. Però c'è
un retroterra che ci racconta David Smart, il rapporto tra comici, prima li ho citati, i Di Mai, ma citando degli altri avvezzani, Verzi, tanto per dirne uno, e parlo di Antonio Verzi, o Tony De Metz, che era la guida di selva di Val Gardena, e altri. C'era una competizione in corso feroce, anche spesso un mondo di risentimenti, ma soprattutto una specie di ossessione quasi che si raduna e si incrosta intorno a quella bellissima, straordinaria montagna. Se magari raccontiamo questa storia, divertiamo il nostro pubblico e diciamo delle cose interessanti su comici, credo. Yes, well, it was the biggest unclimbed prize in the Dolomites, the north face of the Cima Grande. People had tried it, the best climbers in the world had attempted it, but nobody had gotten any real distance up it. Some people say 80 meters, some people say 100 meters, but nobody had really made a serious attempt to do it. And it was such a leap forward that it was considered to be one of the great north faces of the Alps. And it was the unclimbed north faces of the Alps, which included huge walls like the north face of the Eiger and the Walker Spur in the Mont Blanc group. But it was the only one of those routes really, I guess, there was one other route that was a pure rock climb, but it was obviously going to be the hardest rock climb of all of these things. And it was going to be the greatest climb. In many people's view, before it had been climbed, nothing harder was going to be climbed afterwards. Of course, every generation of climbers believes this. And so Camici had to climb it. When he moved to first to Cortina and then to Lake Miserina, he believed that the local guides would have the same hobby when they weren't guiding, which was climbing as hard as they possibly could on their days off from guiding. And he was disappointed to find that there was, in fact, not as much interest in that as he had, because he came here to not so much to guide. He was willing to guide, but he wanted to do it in order to be climbing hard all the time. But he had to, you know, make his peace with local guiding people, to, you know, the demise, people like that, to have people to climb with on these routes. And there got to be a competition between him and the guides, the other guides who were around, particularly in Cortina. There was misunderstanding. Comici showed little interest in what guiding was as a profession, what the culture of the people who were local people was, and what they brought to the whole trade of guiding. He came as somebody who sort of saw it as being, I'm a climbing instructor, first I'm a climber. And he came into a very rich Catholic traditional, you know, peasant class of people who relied on each other. And he was sort of more like, yeah, cutthroat kind of, not in a sinister way, just he was ambitious and he wanted people who climbed hard to climb with him. And so he was sort of like, well, he would say, okay, I want to climb go on this route with you, but not your cousin or your brother or something like that. And this was totally, people were like, no, I can't do that. If I go home and my brother's there and my mother said, oh, you didn't take Antonio or whatever, right? He kind of couldn't navigate those relationships with people. And then when they ended up eventually climbing the north face of the Cima Grande with the Demise, the brothers, things, the relationship had already broken down so much that
you got this modern phenomenon where after the climb, he was saying, well, of course, I did all the hard parts. And they were saying, well, no, actually, you know, there were two of us and we saw Emilio really struggling at the crux. And so I know we're not saying he didn't do it. It's just, you know, we did see him up there struggling. And they sort of went around talking a bit about it. And he was just so hurt by this, even though he did very little to strengthen the relationships with them. And, you know, he actually, he ends up writing a political connection in Rome, Berti, who had been put in oversight of the all of the climbing scene by Mussolini, saying, can you act on my behalf to crush these heinous rumors that on the fourth pitch of the, or fifth pitch, I suppose, of the Cima Grande, that it's only grade four and I struggled and I don't want people saying this about me. And Berti, who had a very high place in the government, said basically, don't bother me with this unimportant stuff. You did all right. We're sort of looking after you, even though you're a very annoying person. You're very talented. Just be happy with the recognition you have. But then he couldn't be happy with that. But he went and soloed the route eventually a few years after that. He just couldn't stand the idea that he was not the north face of the, you know, Cima Grande guy. And so the only way to really prove that was to do it on his own, which he did. And it was an absolutely extraordinary breakthrough in solo climbing. Unbelievable, like, that at the time that you would go up there and, like, he actually free soloed a lot of it, like, with no rope whatsoever. Beh, diciamo che sì, c'era questa sua voglia assolutamente di fare la parete nord della Cima Grande. Era una parete fino a quel momento lì, diciamo, che aveva impegnato un sacco di scalatori, ma nessuno, tra l'altro erano i migliori, ma nessuno era mai riuscito a farcela. C'era chi era arrivato a 80, 100 metri, ma nessuno probabilmente aveva mai tentato talmente tanto come si è dedicato lui. E di fatto il riuscire a scalare la nord della Cima Grande avrebbe costituito un tale salto in avanti che poi sarebbe stata, diciamo, considerata la parete nord per eccellenza delle Alpi, al di là del... al di là del Pati Nord, del gruppo del Bianco, eccetera. Questa era una via che era davvero una via di ascensione di roccia pura e difficilissima, e in effetti nessuno era riuscito a superare queste difficoltà. E lui ce la fece alla grande, devo dire, anche se poi dichiarò che dopo aver scalato la nord della Cima Grande non ci sarebbe stato più un'altra montagna così difficile da scalare, ma questo, fra parentesi, è una cosa che tutte le generazioni di alpinisti dicono quando fanno una impresa di questo genere. Pare sempre che non ci sia mai più una montagna così difficile da scalare. Comunque, Comici venne a Cortina prima e poi a Misurina perché aveva deciso appunto di fare la guida, ma non tanto perché amasse tantissimo questo lavoro. Era stato quasi obbligato a prendere questa decisione di diventare una guida perché lui la vedeva come strumento per poter poi arrampicare. Per lui fare la guida voleva dire avere più tempo libero. Poi però arrivò a Cortina e si rese conto che i suoi colleghi, le altre guide, nei giorni liberi, quando non avevano i clienti, non è che volessero arrampicare come voleva fare lui. E quindi rimase abbastanza deluso di questo. E questa fu probabilmente una delle prime situazioni che non gli facilitarono i rapporti con le altre guide, perché le guide non volevano affrontare delle arrampicate difficili come quella che voleva fare lui.
E quindi fare la pace, per così dire, con le guide locali, con i fratelli Di Maio, eccetera, diventava sempre più difficile. E c'è stato un po' questo confronto fra lui e gli altri cortinesi, una serie di malintesi che si sono verificati, perché Comici veniva da un retroterra professionale, da una cultura che era completamente diversa e che non considerava l'arrampicata come una forma, fra virgolette, di commercio. Lui si considerava un istruttore, ma principalmente un alpinista, quindi aveva delle difficoltà a riuscire ad andare d'accordo con una società cortinese dell'epoca che era fatta da sostanzialmente una società contadina, cattolica, anche ricca, anche affluente, però una società abbastanza chiusa dove ciascuno si affidava a dei rapporti più o meno di fiducia reciproca, e lui veniva un po' visto, per così dire, come il tagliagole della compagnia, no? Come il ragazzaccio della compagnia, lo consideravano troppo ambizioso, per esempio Comici era così un po', veniva considerato un attaccabrighe, perché quando lui proponeva alle altre guide molto talentuose di fare una via con lui, non voleva che questi si portassero dietro i fratelli e i cugini che magari erano meno abili e sarebbero stati un po' una zavorra per l'impresa che aveva in mente di fare. Quindi ha provocato non pochi dissapori e non pochi rancori. Per esempio, lui chiedeva a una guida: vuoi venire con me domani a arrampicare? Questo diceva sì, sì, porto anche mio fratello o mio cugino. Lui diceva no, e la guida gli rispondeva: ma io come faccio a tornare a casa da mia madre a dirgli che domani vengo ad arrampicare con te e lascio a casa Antonio, per esempio, no? E quindi i rapporti erano abbastanza difficili. Comunque, diciamo che questa nord della Cima Grande lui l'ha fatta, è riuscita a scalarla con i due fratelli Di Maio. Poi anche lì ci sono stati un po' di dissapori, nel senso che ovviamente, come succede con tutti i grandi scalatori, Comici tornò indietro e disse: ho fatto tutto io. Gli altri due dissero: eh no, c'eravamo anche noi due e abbiamo visto Comici, guarda un po', in un pezzo di quarto grado farsi venire il fiatone. Vabbè, per lui questa era una ferita insanabile, no? E quindi il rapporto con gli altri due è andato danneggiandosi anche da questo punto di vista, al punto tale che lui aveva delle, così diciamo, collegamenti con Roma dal punto di vista politico, si era appunto all'epoca di Mussolini, e scrisse a questo signore che conosceva Roma dicendo: guarda, non puoi fare qualcosa per fare cessare queste voci, perché dicono che nel quarto, nel quinto tiro, dove c'era un quarto grado, io non riuscivo a farlo, eccetera. E Berti, che era questo signore che conosceva a Roma, disse: allora sei bravo, sei bello, l'hai fatta, sii contento così e prendiamola qua, insomma, sei un alpinista di talento, sii felice di questo e basta. Lui non si dette pace, tant'è che anni dopo andò in solitaria, rifece la stessa via della parete nord in solitaria, un'impresa assolutamente impossibile, imprevedibile, una enorme, diciamo, scoperta e una impresa assolutamente incredibile. Questo, ecco, per dirvi chi era quando decideva di fare qualche cosa. Grazie Paolo per la traduzione fantastica di questo. Mi verrebbero in mente moltissime domande su Comici, ancora tantissime su Comici, per esempio il suo rapporto con il dolore di aver perso dei compagni, ma anche il dolore di aver perso tante persone che lui ha amato, la sorella, la mamma. A proposito, mi verrebbe una curiosità. Lei usa nel libro la parola mammone, ma quando ha scritto il libro in inglese, come la si dice mammone in inglese? Mammone. Ma ha scritto mammone anche in... perché sembra proprio una parola tipicamente italiana che
Lui, allora, la sorella, la mamma, la Bruna, la matta Bruna, che lui sogna in quel modo straordinario, quel racconto straordinario del sogno, e la poetessa Pozzi, che aveva dedicato a Comici delle pagine bellissime. Queste sono tutte domande che vorrei fare, però ce n'è un'altra, invece vorrei parlare un attimo anche del libro. Perché? Perché questo è un festival che parla di libri, dice la montagna di libri, quindi montagna ma anche libri. Allora, ieri sera venendo qua stavo pensando, ma quanto è stata importante la montagna nella letteratura mondiale? Noi non ci pensiamo forse più di tanto, io non ci avevo pensato prima, ma pensavo alla Bibbia, per esempio. C'è il Monte Ararat, c'è l'Oreb, sono degli elementi, dei momenti fondamentali nell'ascesa verso qualcosa che non è soltanto il monte, ma è proprio anche l'ascesa verso trovare se stessi. Lo stesso Gesù, in diversi momenti del Vangelo, per incontrare Dio sale sulla montagna, a parte il discorso della montagna. Ma poi Comici era stato sull'Olimpo, ma anche Omero si dedica appunto, gli dèi li mette proprio in cima a una montagna. Petrarca, l'ascesa al Monte Ventoso, è la storia di una scalata? Appunto. E fino a questo, diciamo, ricordo l'epoca Thomas del Mann. Thomas Mann, l'epoca del Grand Tour, tutto questo evolvere anche del cambio del rapporto con la montagna e del modo in cui veniva descritto nei libri. Negli ultimi anni c'è stato di nuovo un forte impulso alla letteratura alpinistica, oltre che di montagna. Poi ci sono stati in Italia i Buzzati, ci sono stati i Rigoni Esterni, eccetera. Però negli ultimi anni penso anche al libro, per esempio, Aria Sottile, in Italia ci sono state le 8 montagne di Cognetti. La letteratura di montagna, di alpinismo, ha un grande spazio. Mi viene da pensare che abbia uno spazio simile come può avere la letteratura di mare, quella di Conrad, per esempio, per spiegare proprio l'uomo, cioè attraverso la montagna si spiega l'uomo. Allora volevo chiedere a Smart, qual è il trucco, perché questo è un libro di letteratura, non è solo un libro che racconta comici, qual è il trucco per fare un bel libro di alpinismo? E il trucco è mettere al centro l'uomo? The trick to writing a good book about mountains. If anyone finds out, they can send me an email. Se qualcuno lo sa, me lo dica il trucco, perché io non lo conosco, non quale sia questo trucco per scrivere un bel libro sulle montagne. Non è vero, ne ha scritti di molto bello. More seriously, yeah, it would be actually the Mamoni question, Mama's Boy. And it's very interesting because I've also written a book about Paul Preuss, and I've written a book about the American climber Royal Robbins, who is a link in this great chain that's going to be coming out later this year. And top climbers and their mothers, it's a little explored subject, but it's a very, very interesting one. A lot of free soloists, people who climb without ropes whatsoever, were raised by single mothers. I don't know how that all, Emilio was not raised by a single mother, but a mother who was very present in his life. He, in my research, says very little about how he feels about how his father feels about things. And I don't know, there are representatives of the Comici family here today who might be able to speak to this better than me. But the question of literature and mountain literature, I guess I would have to, that would require some thought and editing and rewriting in order to qualify as literature. But I would say that a lot of climbing literature can either exaggerate the amount of time and influence climbing has in somebody's life, because even the top climbers don't spend most of their time climbing. What are the other things happening? What's the human context of this climbing? Where is all of this coming from, right? Whereas a lot of climbing literature is very focused on just the climbing and where the person's going with the climbing in isolation from
the other stuff. So I think literature aspires to greater answers about where climbing and climbers fit in culture and how they're connect, what they're connected to. And that's really what interests me. I mean, I do come to these books as a climber. I think climbing has an incredibly important part in the development of culture, which is perhaps why I'm especially finding myself writing about places like the Dolomites, which are where that's really obvious in climbing history. I think also we all operate in a cultural context, in a context of ideas and meanings and things like that, and bringing those to bear on the activity that's really shaped my life, climbing, has literary potential for the kinds of things people write about that are more than yesterday I climbed grade five and today I climbed five plus. It's not a great answer, but I'd have to think about that one longer. No, thank you. Beh, per essere un pochino più seri e per ritornare un pochino alla tua domanda su com'è questo mammone, che in inglese si dice appunto mama's voice, c'è da dire che non è l'unico, perché Paul Preuss e anche un grande americano, Royal Robbins, che sarà la prossima, il prossimo anello di questa catena di libri che sto scrivendo, il cui libro uscirà alla fine di quest'anno, sono tutti stati un po' attaccati alla loro mamma. E devo dire, questo essere un po' mammoni è un argomento che non è stato, secondo me, fino a questo momento grandemente esplorato dagli autori che si sono occupati di descrivere la loro vita e le loro imprese. Devo dire che la maggior parte di chi fa arrampicata libera in solitaria e senza corda sono figli di ragazze madri. Vi sorprenderà sapere questa cosa. Ovviamente non è il caso di Emilio, perché sua mamma era sposata, però parla molto di più e ama, dal punto di vista anche di quello che ho scritto nel mio libro, molto di più la sua mamma e suo padre. Però ci sono rappresentanti della famiglia Comici qui oggi e forse potranno chiarirci questo dubbio su a chi volesse bene e perché. Per rispondere invece alla domanda sulla letteratura e sul perché c'è questo ritorno alla letteratura che riguarda la montagna, ecco, io così posso tirare ad indovinare, perché insomma ci vorrebbe e un po' di tempo per pensarci e anche un po' di lavoro di editazione del pensiero e di riscrittura di un libro che parla della montagna prima di chiamarlo letteratura. Almeno questo è quello che penso io, perché la maggior parte delle persone che si occupa di scrittura di libri che riguardano la montagna o esagera dal punto di vista temporale o esagera dal punto di vista che l'importanza e l'influenza dell'arrampicata abbia nella vita di un alpinista. È chiaro, chiunque arrampichi sa benissimo che il tempo dell'arrampicata rispetto al resto della vita e delle cose che si fanno nella vita è molto limitato. Allora, non si è mai molto andati addentro a capire quali altre cose un alpinista fa, qual è il contesto umano, qual è il contesto culturale. Ecco, secondo me, per trasformare un libro sulla montagna in letteratura, non si dovrebbe solamente prendere in considerazione l'arrampicata, dove viene fatta e perché. Perché è un contesto troppo isolato rispetto alla personalità di chi compie questi eventi e queste ascensioni. Poi, ovviamente, perché un libro sulla montagna possa essere chiamato letteratura, deve anche inserirsi in un certo contesto culturale, bisogna capire che cosa significhi arrampicare per loro, ci sono tutta una serie di terreni da sviscerare e questo ve lo posso dire io in prima persona, perché io stesso arrampico, no? Alla fine sono arrivato qui in questi luoghi perché ho vissuto in un certo contesto, ho sentito parlare di certe cose e quindi c'è anche un mio legame molto stretto con la storia.
quindi con la narrazione delle imprese che vengono fatte. Ecco, il contesto culturale è molto importante, l'attività di pensiero è molto importante. Ecco, non serve e non basta semplicemente dire ah, quel signore è riuscito a fare un quinto grado, è un quinto gradista, oppure ha fatto un quinto grado più, eccetera. Ci vuole molto di più, però ammetto di avervi dato una risposta molto limitata, ecco. No, niente affatto invece. Io voglio dire grazie fino a qui a David Smart, tantissimo per questa chiacchierata, e a Ferruccio e a Paolo con lui. Abbiamo finito il tempo a disposizione, ma prima che vi alziate devo ricordarvi due cose. Innanzitutto, oggi si apre un piccolo tour di questo libro. Sapevo che avremmo potuto toccare, caro David, credo il 5% di tutte le cose, forse anche meno, che sono raccolte nel libro. Signori, un secondo ancora, vi chiedo. Domani David Smart sarà a Belluno, giusto Giovanna? A Oltre le Vette dal nostro amico Diego Cason, magnifica cosa. Poi a Trento, poi a Verona e poi in giro a Torino, fantastico. Questo per chi magari avesse voglia di continuare questa conversazione intorno a comici e seguire Smart nel suo tour, ma soprattutto per salutare le altre manifestazioni che con noi si prendono questa gioia e ovviamente questo impegno di portare gli autori in giro per l'Italia. Voglio ricordarvi che il libro è in vendita fuori dalla sala. Quando diciamo compratelo e dedicatelo, sappiate che fate un regalo evidentemente all'editore, alla libreria e all'autore, sono questi tre. E quindi noi non è il nostro lavoro di The Festival, ma è come se fosse un biglietto che si paga a questa esperienza gratuita che è l'incontro con lui. Vorrei chiudere, siccome mi è stata giustamente ricordata prima da Paolo e da Ferruccio, con una poesia che la grande Antonia Pozzi dedicò a Emilio Comici. Non c'è soltanto il lago del Sorapisco a sud da noi che ispirò Montale. Le nostre montagne, pensate, hanno fatto veramente gemmare la grande letteratura. E dunque Antonia Pozzi scrisse di Emilio Comici, ci ricorda David Smart in questa bellissima biografia, «Si spalancano laghi di stupore a sera nei tuoi occhi, fra lumi e suoni. S'aprono lenti fiori di follia sull'acqua dell'anima». A specchio della gran cima coronata di nuvole. Il tuo sangue che sogna le pietre è nella stanza un favoloso silenzio. Grazie David Smart, Emilio Comici, l'angelo delle Dolomiti, grazie a voi, a Ferruccio Paolo, grazie a tutti voi, buona serata.